questo è tagliano, perché ieri abbiamo qualche scoperto. Bene. Una stanza tutta per sé, voluta dalle Suor Optimist, inaugurata all'interno della caserma dei Carabinieri di Teramo. Un'iniziativa rivolta a tutte quelle donne che vogliono denunciare atti di violenza. Sì, praticamente nasce con questa idea, è un progetto nazionale fatto anche in accordo con l'Arma dei Carabinieri e oggi siamo felicissime di poter inaugurare anche qui a Teramo. È una stanza, il titolo viene preso da una commedia di Virginia Woolf, da un romanzo di Virginia Woolf, e sta a significare che è la donna che in quel momento di grande tensione, emotività, decide di denunciare una violenza, un maltrattamento, qualcosa così, venga accolta in un posto che la renda tranquillizzi, la renda sicura e soprattutto, oltre che essere carina come stanza, è soprattutto tecnologica, in quanto la Digitec ci ha messo a disposizione questo impianto di videoregistrazione e trascrizione, per cui veramente non ci sarà una persona che raccoglie fisicamente scrivendo una denuncia, ma sarà un colloquio. Chiaramente loro sanno di stare a fare una denuncia, quindi insomma penso sia una cosa che è molto bella da fare da un gruppo di donne per le donne in un momento di difficoltà. Cresce la sensibilità sociale e c'è più attenzione, per fortuna, verso le categorie, le fasce più deboli? Beh, io penso di sì. E dicevo prima, ho notato che in questi anni a Teramo di iniziative del genere ce ne sono state. Diciamo, questa è quella che mancava al momento, cioè offrire un luogo dove una donna che viene maltrattata o vive dei problemi seri e gravi in famiglia possa essere ascoltata in una situazione non solo di protezione, ma, come abbiamo visto, in un clima veramente di possibile serenità. Ecco, perché per noi è facile usare queste persone, queste parole, ma usare e mettersi nelle situazioni di grave sofferenza o di difficoltà credo che non sia abbastanza facile.